Ragazzi, questo è l'ultimo giorno qui a Praga, scendiamo per l'ennesima volta, anzi le saliremo e scenderemo ancora tante altre volte nel corso di questa giornata. Sono andato a fare colazione, sono le 8 meno 10 e Luca già sta giù perché ha preso l'ascensore, ma mi piace fare le scale, quindi a tra poco. Luca, che ti sei preso? Il pane che mi hanno dato con la marmellata dentro e i biscotti. Poi dopo ci andiamo a prendere finalmente per la prima volta il latte, perché questa tazza deve avere il valore che si merita. Non mai usata, qua solo per bellezza. No, io invece ho fatto una cosa leggera con dei wurstel, un po' di pane, formaggio. E ho preso anche un waffle come il mio amico Peppe. Con la marmellata. Lui non lo si commenta. E Federico invece dolce. Oggi ha voluto fare una colazione molto dolce. Andiamo da bere. Perché lo zucchero è il sale della vita. Questo parla la nostra gita. È una parte molto importante della nostra gita. Che poi dico io, no? Tu sei quello che dici. No, è sempre l'intervista, vai. Senti qua, che i distributori di bevande qua, sta sempre, non si sa che cos'è, l'arancione, quello là meno arancione e il giallo. L'arancione è sempre tutto finito, e quello là meno arancione. Abbiamo pure torto. Ah, sì sì. Che cosa? Quello là arancione, stava sempre un po' di, stava invece un po' di più rispetto a quello là più scuro. Mentre il giallo sta sempre china. Cioè a nessuno piace, a me dispiace questo fatto, perciò me lo prendo sempre. Io lo vedo sempre, perché sono escluso, allora appunto. Sono un po' di solidarietà. Alza loro l'altro che si e mi faccio anche un gran bicchiere. Ci siamo pigliato il succo di frutto con le tazze. Il latte non mi piace, non posso essere solidale con lui. Prego. Ieri mi ha chiappato un uomo magari. Abbiamo ripreso il diretto. L'avete ripreso? No. Ragazzi, è finita questa nostra avventura. Salutiamo la stanza, oramai spoglia delle nostre cose. Addio letto, addio scale, televisione, condizionatore, mansarda, spero si chiami così. Addio frigo bar, anche se non ti ho mai usato. Un attimo solo. E la mela. Che ci ha regalato tante emozioni. Che ci ha regalato veramente tante emozioni. Addio telefono e condizionatore. Addio prese della corrente, quadri, oggetti che non sappiamo a cosa siate serviti. Addio immondizia. Ah, le chiavi, giustamente. Addio. Ah, senza corrente non possiamo vedere il bagno. Ma si intravede e lo salutiamo con grande affetto. Addio specchio. E addio Luca. E addio anche alla porta. Che ci ha creato tanti problemi. Ma ti vogliamo bene lo stesso. È una parte molto importante. Tante della nostra gita. E niente, vogliamo ringraziare lo sponsor fotocamere Cerillo. E le foto vengono più biello. Non fa rima, ma si scatta prima. Addio corridoio. Abbiamo dormito un sacco, una volta sola al tuo interno, ma ti abbiamo calpestato tante altre volte. Ah, quindi addio anche al pavimento. E volevamo ringraziare il muro, l'estintore, i vari raccomandazioni, tranne l'uscita d'emergenza. Ragazzi, che al quinto piano saremmo anche morti tranquillamente. Luca, fermala! Ma si prendi, si ha! Sì, sì, sì. L'ascensore, mai usato. Anzi, una volta però, non ero io. Non ero in me, potremmo dire. Ah, l'hai fatto? Vedo non vi. Ah.
No, è brutto. È un video, una foto. È un video. Lo metterò su YouTube, cioè quello là per il vlog. So che devo riprendere l'ascensore perché non è mai stato. Quasi prima mia testa. Ah, bravo, allora facciamo così. Vabbè, vabbè, 5 persone. Vabbè, siamo io, perché io così. E guarda. Mamma. Ma che la vita. Luca, che cazzo viene, sei sceso? A zero, però l'hanno chiamato. Ah. Addio, terzo piano. Non sappiamo a chi appartenga, ma è un piacere anche conoscerti adesso e salutarti. Io non ti vorrei che ti hai scordato qualcosa. Ma in aria, Luca, una paura matta. Una paura lancinante. Ah, lancinante. Mamma mia. Ciao, Henry. No, risalgo. Addio scale, che mi avete fatto sudare 7 camicie. Ma vi ricorderò con affetto. Ciao Davide. Andiamo. Voi venite? Sì, certamente che veniamo. Ora, ora. E andiamo. Cammina. E se tu ti metti a nazzi. Cammina. Camminiamo. Bye bye. Addio soggiorno in cui non ho mai soggiornato. Addio computer che non ho mai usato. Vabbè. Addio valigia. E addio chiavi. Già te l'ho messa nella tasca. Oh, ma è la sinistra, cioè, giubbino destro. Hai fatto bene. Valigia, ho purtroppo una valigia. Andiamo, usciamo. Aspetta, sì, c'è. Pietro non ha bisogno di essere assunto perché su di lui è sceso lo Spirito Santo. Lui lo chiamavano Simone, cioè, poi io sono arrivato, io l'ho chiamato Pietro. Dove dobbiamo andare? Su questa videocamera di Fegherolato. Addio Asensio, ci vediamo tra poco. Sì. Asensio. E dove dobbiamo andare? Dove vogliamo? Ragazzi, non ci vanno qua adesso, non è una cannica. Io dobbiamo andare all'aeroporto. Addio strade di Praga. Cioè, vi calpesteremo ancora un altro po'. Però incredibile. Abbiamo anche il timer per attraversare, appena 6 secondi. Bastardi. Perché fa caldo? Oh, dove siamo andati? Il caldo l'ha creato nostro signore, non è colpa nostra. Buongiorno! Ciao Henry, che faccione che hai! Grazie! Davide, fai qualche battuta! Non so cosa dire! E ragazzi, siamo arrivati alla piazza di Vinceslao. Luca, ma che cosa ti è successo? Non sei Luca, ti ho confuso. E siamo qui per fare gli ultimi regali, anzi, per iniziarli a fare. Così dice la voce. Ah no, non abbiate paura, così dice la voce. Le due donne che vanno con la morte nel cuore. Rotolava la pietra, era vuoto il sepolcro. Le due donne che vanno con la morte nel cuore. E ogni tanto parte la canzone della chiesa, scusateci. Ecco, io vengo sul tuo altare. Ora tu mi accogli. Ecco, andare. Piove. Andiamo via noi. Ma metto ciò, dopo pranzo. Ciao, arrivederci.
Ah, no! Abbiamo visto lei! Cioè, noi conosciamo i cenni di discoteca, qui? Fa religione, che porta la discoteca. E si è ballando di slime. Ma io mi hanno messo questo posto, ma non si vede, adesso si vede, che praticamente è l'uscita di emergenza. Lo stesso ha detto, leggi delle istruzioni. Eccole qua. Che se succede qualcosa devo essere io quello che salva tutti. E sinceramente mi sta anche bene, un ruolo di responsabilità, come è giusto che sia per me. Però, cioè, non è nemmeno il mio posto. Non so perché sono qui. Ma buttando non succede niente. Dovrò aprire anche il... lo scivolo per farle scendere tutti. Pazzi. Ed ecco, ha preso velocità, sta correndo. Sentite il rombo dei motori. Guaglio, ma chi è che prendeva in giro l'aereo che andava troppo piano? Mi sa che sei un po' arrabbiato. Ed eccolo. Ci stacchiamo da terra. Salutiamo Praga. Mi chiedi perché il cielo è grigio e perché c'è il cemento pure in paradiso. Mi chiedi perché litighiamo, perché ci piace litigare per fare pace. Bene ragazzi, anche questo viaggio sta volando al termine, perché siamo sull'aereo. Ok, andiamo avanti, quello di vista. Se no niente. Il viaggio è ancora lungo perché dobbiamo ancora arrivare. Siamo arrivati a Roma, siamo andati a Roma. E da Roma col pullman andremo a Napoli. E quindi ci rivediamo. Ci vuole ancora tempo. Ora sono così solo che nemmeno il karma ritorna da me. Raga, purtroppo non vedete niente dell'atterraggio perché il vetro è sporco. Giusto la botta, avete sentito? Bravo. Fate casino per 2-3 ore, voi che volete uscire, che volete giocare. C'è troppa gente dentro la stanza e la notte che avanza non so se dormirò. E mezzo nudo fuori alla stanza che balla, che canta, c'è Giacomo. E balla senza musica perché
che credi? Vabbè.